Tecnargilla è la fiera più importante a livello internazionale per la fornitura del mondo della ceramica e del latterizio, che come tutte le edizioni attrae un gran numero di espositori e di buyers internazionali. Importanti novità caratterizzano l'edizione 2018 di Tecnargilla. Organizzata da IEG e ACIMAC, la manifestazione ha deciso di apportare significative modifiche al layout espositivo per evidenziare maggiormente alcuni settori merceologici e favorire la visita da parte degli operatori professionali. Novità 2018 di Finishing e GreenTech. Tecnargilla 2018, una Tecnargilla rivisitata sia nei loghi sia negli spazi. Sì, abbiamo visto quest'anno che è stato cambiato un po' la disposizione degli spazi, fatto una zona green, fatto una zona T-finishing e spostato anche i colorifici, che è stata una cosa abbastanza complessa quella di spostare i colorifici. Sono 11 gli espositori di Tecnargilla che hanno aderito alla quinta edizione del Tecnargilla Design Award, il concorso che premia le ultime innovazioni tecnologiche, i materiali e le finiture di superficie applicabili alla produzione di piastrelle ceramiche. BMR, Colorobe Italia, Digital Design, Esmal Glass Ithaca, LB Officine Meccaniche, Martinelli Emar Impianti, SACMI, Sertile, Surfaces, System e Torre Sid hanno espresso la propria creatività sul tema le tre dimensioni, tra i trend futuri più quotati in ceramica. Questo non è un premio che va solo a chi ha, ma la partecipazione per arrivare a questo risultato per la fiera, per la nostra mostra, perché noi dobbiamo partecipare tutti insieme al risultato nostro, perché questo è un risultato nostro, della nostra territorialità e soprattutto per essere italiani. Grazie ancora. Vincitore per la terza edizione del premio del Tecnargilla Award. Bellissimo discorso dedicato anche al territorio, non solo all'azienda. Ma noi siamo territorio e quindi quando ci sono queste occasioni bisogna sempre portare la bandiera molto in alto, anche perché viviamo un momento che dobbiamo aiutarci l'un con l'altro, non distruggere quello che abbiamo fatto negli anni, ma creare l'opportunità di continuità, specialmente per voi giovani. L'appuntamento con Tecnargilla è arrivato, 2 anni di lavoro per presentare quali innovazioni? 2 anni molto importanti, legati, diciamo, frutto di ovviamente quello è stato il 4.0, che ci ha permesso ovviamente di vedere nel mondo del fine linea un mondo più soggetto a quello che riguarda ovviamente l'automazione. Le novità presenti all'interno del nostro stand saranno quelle ovviamente legate al mondo della squadratura, in modo particolare dove ovviamente il secco la fa da padrone e ci ha permesso ovviamente, grazie all'eliminazione dell'acqua, di poter aumentare la parte elettronica, perciò saranno presenti innovazioni legate a telecamere e a sistemi di automazione della lavorazione, perciò meno, diciamo, interpretazione soggettiva ma più oggettiva, sempre all'esterno dell'ambiente, perciò un ambiente più sicuro, più, diciamo, pulito e ovviamente più digitale. Non solo squadratura ma anche finitura e trattamento per BMR. Assolutamente, anche qui un lavoro molto importante. In questi 2 anni la nostra offerta è cambiata, non più parliamo di macchine ma ovviamente concentrata a un processo. Sto parlando del mondo della finitura, perciò di caratteristiche superficiali, è normale che oggi l'offerta sia più caratterizzata sullo studio della superficie del cliente in modo da mirare meglio quello che può essere l'offerta macchina e trattamento. Anche qui abbiamo ovviamente utilizzato la parte elettronica per rendere ovviamente un software più easy, diciamo, per quello che riguarda l'utente, in modo ovviamente da permettere diverse regolazioni superficiali alla macchina. Quindi servizio ampiamente personalizzato sulle esigenze specifiche. Sì, direi che questo è un po' il nostro DNA, cioè quello che noi oggi ci permette di contraddistinguerci da altre offerte è la personalizzazione, l'esperienza ceramica, cioè oltre 50 anni di esperienza nel settore sicuramente ci permettono di differenziare il vestito su misura ad ogni tipo di esigenza.
Tecnargilla, sempre fiera molto internazionale, quali sono un po' le aspettative dal punto di vista dei mercati per BMR? Beh, innanzitutto saremo molto onorati di poter conservare quello che abbiamo conquistato negli ultimi anni e sarebbero già primati importanti, in quanto le ultime crescite hanno dimostrato per tutto il settore numeri molto importanti. In campo domestico o in che particolare settore? Beh, direi che si equivalgono sia il domestico associato alla Spagna, che è considerato quasi domestico, con gli altri che non sono da meno. Quindi trend 2018 dal punto di vista degli investimenti è stato positivo? Sì, è stato molto positivo e si è portato dietro anche un'onda di inerzia del 2017 e abbiamo qualche ottimismo all'orizzonte. Tecnologia di punta per questa fiera? E sicuramente l'elettronica sta entrando nel campo delle macchine per ceramica in modo abbastanza importante. Quindi non solo, diciamo, la parte meccanica, ma si parla proprio di innovazione tecnologica. Questo è senza dubbio fuori discussione, perché l'innovazione è inarrestabile ed è anche molto richiesta e confermata dagli utilizzatori. ACIMAC non solo per le imprese, il focus di questa giornata è anche dedicata agli studenti che con il premio Uberto Mori vengono premiati per quella che è stata la loro tesi rivolta alla ceramica. Adriano, per te il primo posto in questo premio Uberto Mori, cosa significa avere un progetto che viene visto da associazioni e aziende così importanti? Beh, ovviamente è una grande soddisfazione per me personalmente, non me l'aspettavo, è arrivata in modo appunto inaspettato, improvviso, però mi dà molta soddisfazione, sono molto contento perché è, diciamo, il frutto e il risultato di tanti anni di impegno e dunque davvero sono molto contento. La laurea che porta direttamente al lavoro, che porta ad essere addirittura visti da aziende così prestigiose. Cosa significa essere per te qua oggi? Ma innanzitutto credo che sia un incentivo, oltre allo studio un po' dovuto, per continuare comunque a crescere, a migliorarsi e soprattutto a essere in un qualche modo incisivi anche per la tecnologia che va avanti. Che rapporto c'è tra studente e mondo lavorativo? Ancora forse un pochino carente, però i tirocini, per esempio, universitari, credo che aiutino molto a interfacciarsi al mondo del lavoro, che sui banchi dell'università forse è ancora lasciato un pochino in sospeso. Quote rosa nel mondo degli ingegneri, quote rosa anche a una fiera che si rivolge spesso al mondo maschile. Che cosa significa per te essere l'unica ragazza che è stata presa in considerazione e stata premiata soprattutto? Sono molto orgogliosa e ringrazio veramente ACIMAC e la famiglia Mori per questa opportunità. Che per te che cosa ha significato questo faro sul tuo lavoro? Beh, sicuramente che le attività che ho svolto finora anche a livello universitario sono state apprezzate e si sono rivelate interessanti anche per il settore ceramico. Qual era il focus della tua tesi? Ho realizzato un'applicazione per il troubleshooting, quindi per assistere l'utente durante l'interazione nella macchina mentre vi potevano essere dei guasti o dei malfunzionamenti, per ripristinare in modo veloce il funzionamento. Professoressa, a chi è rivolto questo premio? Questo premio è rivolto, diciamo, agli studenti che si laureano in ingegneria meccanica e ingegneria meccatronica. Era particolarmente dedicato proprio a lavori di tesi che fossero volti allo sviluppo di tecnologie meccaniche che potessero essere appunto di aiuto e di supporto a quello che poi è il mondo industriale oggi. Figlio dell'ingegnere a portare avanti insieme ad ACIMAC un nome che ha rappresentato tanto per questo settore. Sì. È un piacere, un onore, assieme all'ACIMA, che è l'Università di Modena, promuovere e sostenere questo premio intitolato a mio padre, che viene definito, no, con una bella definizione dell'ACIMA, colui che ha cambiato il volto della ceramica nel mondo. We'll be right back.
Siamo nel padiglione dedicato ai laterizi, siamo a Claytech. Qual è stato un po' l'andamento del settore? Positivo, assolutamente positivo, in forte crescita tutti i mercati emergenti, dal Sud America al Nord Africa, un forte consolidamento nel Nord Europa, Germania e Francia, per cui comunque la nostra visione è positiva. Le aziende produttrici in collaborazione con noi hanno sviluppato tutta una serie di nuovi prodotti per l'isolamento termico, per cui noi già in questa fiera presentiamo i macchinari per l'estrusione di questi prodotti, quindi pareti di grandi dimensioni che portano a un grosso risparmio energetico da parte dell'utilizzatore finale, quindi da parte dell'utente. Tecnargilla è la fiera leader nel settore, cosa vuol dire per un'azienda presenziare? Ma diciamo che ormai noi siamo nel mercato da più di 30 anni, per cui è un appuntamento al quale non manchiamo. Diciamo che negli ultimi anni forse le innovazioni che uno può presentare si sono calate un pochino, però in ogni caso la presenza è importante, i visitatori sono sempre molti, quindi è un must per noi partecipare al Tecnargilla. Il mercato del mattone purtroppo va nei paesi dove magari ci sono state guerre, ci sono stati problemi politici eccetera, quindi uno deve fare un po' una selezione in base a questo tipo di nuove realtà politiche anche per determinare quali sono i mercati giusti. Noi siamo sempre convinti che il mattone sia il modo migliore per fare delle case sane e che durino nel tempo soprattutto.